Ciao ragazzuoli, io sono Rico e questa è la mia mansarda, la stanza più grande di tutta la casa dove ho riposto tutta la mia attrezzatura, da soft air, da montagna, da bici, tutti i miei Lego e un sacco di altre cose. E siccome i video sulla mia attrezzatura vi sono sempre piaciuti tanto e questo lo dimostrano i numeri, abbiamo raggiunto delle cifre folli sul primo video e anche ottimi numeri pure sugli altri, e questa volta per continuare la serie ho pensato di fare un video leggermente diverso. Infatti vedrete tutta la mia attrezzatura aggiornata, ma nel contempo la andrò a sistemare in questi nuovi scaffali che ho montato, che in realtà devo finire di montare, posizionando tutto in maniera veramente ordinata, precisa, con delle gerarchie proprio studiate. E sapete che io sono uno molto meticoloso su queste cose. Non si scherza mica, Al momento la mia attrezzatura si trova su questo scaffale, che ahimè al momento è ricolmo di roba, non ci sta più niente, infatti guardate dove ho dovuto mettere tutto il resto. Quindi prendo tutto quanto, lo riordino, sistemo per bene e lo posiziono sul nuovo scaffale. Ma prima un po' di pulizia. Prima di trasportare tutto devo completare lo scaffale, infatti mi manca l'ultimo montante con i suoi relativi ripiani che si fissano con questi pin che si possono posizionare praticamente in tutti quei fori che vedete. Hanno un costo che è abbastanza abbordabile, soprattutto sono in legno massello e sono completamente modulari, sia nel posizionare i ripiani, ma soprattutto abbiamo tantissimi accessori, ad esempio come questi gancetti, i porta etichetta. Possiamo fissare dei pannelli come questo che ci permettono appunto in questo caso di creare un rack porta fucili, insomma c'è l'imbarazzo della scelta. E tu che cosa ci fai lì, brutta bastarda? Tu sei una di quelle che si va ad incastrare nei pertugi della casa, poi ritorna quando fa un po' più caldo, eh? Vai, brava, sarà meglio che cammini. Voilà, struttura montata, come vedete ho fatto questa colonna un po' più stretta con più ripiani per quelle cose un po' più piccole e adesso trasferiamo tutto. Di questi raga vi lascio il link in descrizione, sono dei pasti liofilizzati completi, buonissimi, della Tactical Food Pack. Qui abbiamo altre razioni. Poi, allora, qua ci sono le capsule di CO2. Anche queste le mettiamo qua sotto. Abbiamo anche il gas. Qui dentro c'è un misto fritto di roba, tutti degli accessori. Si tratta principalmente di cose di scorta, occhiali, qua ci sono un po' di spegnifiamma, gancetti. E gli dedichiamo questo spazio qua. Questi sono tutti colpi a salve. Li mettiamo con le pistole e gli dedichiamo uno spazietto qua sotto. Ah, un caricatore superstite. Poi qua ci sono delle fondine, sì, queste sono tutte fondine. Qua c'è un misto di roba che adesso sistemiamo. Allora, vediamo un po'. Qua ci sono sia auricolari, questo è per la cinghia. Queste sono bombolette della Fosco. Le mettiamo qua per un qualche progetto futuro di verniciatura di un fucile. E qui direi che possiamo fare la sezione auricolari, quindi questa è una fondina, via, questi sono accessori vari, temporaneamente metto qua. Tra l'altro questi qua sono un prototipo di quelli a conduzione ossea che sto testando già da un po' di tempo e sembrano essere niente male. Quindi vediamo se ci sono altri auricolari in giro, direi che ho visto qualcosa qui. Eccoli qua, qui ci sono tutti gli auricolari. Ci sono anche caricabatterie delle radio, quindi direi di fare una bella cosa. Il caricabatteria e gli auricolari in due scatole separate. Voilà. Posizioniamo subito i pallini. Allora, io i pallini li tengo tutti qua dentro, in questo bidoncino dell'IKEA. Lo mettiamo qua. Così. Questo è pratico perché si può aprire tranquillamente da qui, ci sono tutti i pallini e qua dentro, raga, ce n'è veramente una quantità industriale, saranno tipo 25 kg di pallini, una marea di tutte marche diverse, proprio perché a me piace testarli. Qua invece ci sono un po' di pallini già utilizzati. Ci mettiamo anche i BB Loader con i suoi adattatori. Qui, come vi dicevo, ci sono delle fondine
ce n'è davvero per tutti i gusti. Questa qui è del 1911, questa qua è per la P01, questi sono degli adattatori, questo non ricordo se è della Glock o sempre della P01, e qua ci sono un po' di piastre, agganci vari di Nogrish, dell'Amomax. Questi sono tutti accessori, andiamo a posizionare. Qui mettiamo tutte le ottiche e i dot. Ah, questa è un'altra fondina, quindi la mettiamo di qua. Questo è un grip, lo mettiamo di qua. Questi sono i caricabatterie delle torce, li mettiamo tutti insieme. Questa è la torcia, la mettiamo di qua. Questo è uno spegnifiamma, direi che lo possiamo mettere qua. Questo è un red dot della Firefield. Questa è la PL Mini Valkyrie, una figata di torcia, compatta e potentissima. Questo qua è il remoto della Odin. Raggruppiamo tutti i caricabatterie delle torce della Olight, che visti così sembrano tutti uguali, in realtà ognuno è specifico per una torcia, e ancora oggi non ho messo un'etichetta per capire quale carichi quale. Viva i sacchettini dell'IKEA. Poi qui abbiamo il silenziatore, qui abbiamo un grip, li mettiamo di qua. Questo direi che lo possiamo mettere qui. Per il momento chiudiamo e dopo, se ce ne sono degli altri, li posizioniamo. Queste qua sono batterie. Direi di fare una sezione consumabili, quindi mettiamo le batterie magari qua, così. Ci mettiamo anche il CO2, lo mettiamo qua. E il gas magari lo mettiamo sopra, le mettiamo tutte qua. Ora prendiamo tutte le pistole. Qui abbiamo la SSP2 con tutti i suoi vari accessori per tamarrarla per bene. Questa qui è la SSX23, tutta la sua tamarraggine. Qui abbiamo la mitica SSP18, una delle mie pistole preferite, con cui mi trovo un sacco bene. Qui abbiamo la mitica SSP1, anche lei veramente spettacolare. Mettiamo via anche lei. Questa qua è una custodia vuota con il mio nome, e qui ci sono altre due pistole. Questa qui è una Glock Custom di Red Wolf Airsoft in collaborazione con Agency Arms, anche questa qui veramente spacca i culi. E questa è una semplicissima pistola a molla della Umarex, fatta veramente bene dal punto di vista estetico, con tutti i loghi originali Beretta, e la mettiamo qua. Qui ci sono tutti, oddio se pesa, l'ho sottovalutata, questi sono tutti i caricatori che potenzialmente potrei mettere qua di fianco, quindi questa la spostiamo qui, vediamo se ci stanno. Oh, sì, al pelo. Ah, qui c'è l'ultima pistola, questa è la più tamarra di tutte, la P01 Custom di SC Works. Questa però è talmente bella e tamarra che secondo me merita un piccolo spazio dedicato, quindi spostiamo questa che ci piace un po' di meno, la mettiamo proprio qua davanti, e questa direi che la posso anche piazzare qua sotto. Questo caricatore lo mettiamo qua. Questa è la bombola e l'adattatore per la ricarica, sempre di quella pistola, quindi lo mettiamo qua sotto. Questi sono altri pallini già aperti, quindi li mettiamo qua. Allora, questi sono i miei braccialetti, ne ho ancora alcuni, sono quelli della Limited Edition, che mi sa che terrò perché sono un ricordo, me ne sono rimasti tipo 3, forse qualcuno in più. E qua ci sono gli scatoloni di tutto quello che è l'equipaggiamento, mimetiche, tasche, robe varie. Qui dentro c'è un po' di tutto, ci sono dei guanti ancora con il cartellino, un'altra fondina, che la mettiamo con le fondine, anche se non ci stanno più, però gliela piazzo qua sopra. Questa è un'altra fondina per la MK23, solo che vabbè, lì non c'è più spazio, la metto momentaneamente qui. E qui alla fine ci sono tutte robe da equipaggiamento, quindi attrezzatura tattica, maschere, robe. Questo è un tubo della vescica di idratazione nuovo, ancora con la pellicola, che tengo qua di scorta. E sì, vabbè, qua c'è anche un piccolo medikit. Qua dentro ci mettiamo la strike mask, i guanti e il balaclava. Poi ci mettiamo anche questo cordino. Questo qui va nel tattico, esattamente qua. Qui poi direi di togliere i caricatori e li andiamo a mettere nella sua scatola. Il tattico lo mettiamo qua, insieme a quest'altro tattico, che è quello nuovo di MCX. Veramente tanta roba. Anche qua togliamo i caricatori.
Il tattico lo mettiamo qui a fianco. Allora, le mimetiche momentaneamente mettiamo qui. Questa è una tasca, la mettiamo qua. Questo è un altro tattico sempre di MCX, uno abbastanza vecchiotto ma ancora super funzionale. Lo mettiamo qua. Qui dentro vediamo un po'. Allora, qui c'è l'elmetto che tipo non uso da una vita. Saranno tipo, 4 anni che non metto più l'elmetto. Lo mettiamo qui. Qua ci sono anche delle tasche. Questa la mettiamo qua. Mimetica, mimetica, mimetica. Pallino, ci mettiamo l'altra mimetica, così. Tutte le altre mimetiche sono in questo fantastico borsone di Beretta, pieno 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 di mimetiche, e siccome ci sono anche dei cappelli, magari questi qua li mettiamo insieme agli accessori di qua, così. E qui direi di fare una cosa più sensata, mettiamo queste scatole qui sopra, quindi qui ci mettiamo i due mega box, e a fianco gli mettiamo il borsone. Voilà, sta già cominciando a prendere vita, e devo cercare di sfruttare bene anche tutta la parte sopra, effettivamente è tutto ancora abbastanza vuoto. Le radio direi di metterle tutte in una scatola. E voilà, sì, diciamo che non è proprio ottimizzata, c'è un sacco di spazio vuoto, però vabbè, per il momento le teniamo qua. Qui dentro ci sono tutta una serie di robe per la manutenzione, c'è anche lo spray antifog per gli occhiali, dei panni, insomma c'è tutta quella robina, e direi che lo possiamo mettere qua. Qui invece c'è il caricabatterie lipo, che direi anche lui possiamo metterlo qua. Cronografo, molto importante questo, soprattutto per le prove di tiro che faccio per i video, lo mettiamo qui. Porca puttana, amore! Mi hai fatto venire un colpo! Mi hai fatto venire un colpo, ma sei fuori di testa! Ho visto la tua faccia lì, tipo quei cazzo di film di merda dove ci sono quelle tizie. Sei una baldracca. Dio! Devo chiederti una cosa. Sul serio? Stai bene? Stavo meglio prima. Poi vediamo un po' qua per terra. Ah sì, qua c'è la mia fantastica maschera. Io la utilizzo per fare il pirla quando faccio tipo, non so, delle feste, roba di carnevale. Insomma, mi metto questa con un po' di attrezzatura addosso. Direi che non è essenziale che sia a portata di mano. La possiamo tranquillamente mettere qua sotto. Ecco, così. Poi qua magari, ecco, le fondine non teniamole qua, ma le mettiamo tipo qui, un po' più pratico averle a portata di mano. Qua dentro ci sono un sacco di granate, tutte da utilizzare. Io ogni volta me le dimentico puntualmente. Qua ci sono sia delle tag-in, tipo questa qua, anche questa che è molto molto figa, mi dispiace utilizzarla da granché fatta bene. Vabbè, queste direi che le possiamo mettere qua, dato che non le uso così spesso. Qui dentro vediamo un po' che cosa c'è. Ah, qua c'è un mega spoiler, questi non ve li posso far vedere subito perché ci ho fatto un video reel su Instagram che uscirà molto presto. Allora, qua ci sono altri miei braccialetti che non si sa perché sono qua a caso, li mettiamo con gli altri braccialetti che sono questi qua. Così. Qua c'è una cinghia. Questi qua sono tutti colpi a salve di diversi calibri. Direi che li possiamo tranquillamente mettere là insieme agli altri. Questo non so cosa sia, tipo una sacchetta antipioggia. Direi che la possiamo mettere qua nel reparto outdoor. Qui c'è ancora una Odin sigillata, colorazione bronzo, bellissima. La mettiamo qua momentaneamente. Questi qua sono i colpi calibro 50 per la T40 della Umarex. Qua c'è un sacco di roba, accessori, mamma mia quante cose. Vabbè, facciamo che rimetto tutto nella scatola, dato che sono robe che ancora non so bene come utilizzare. Queste forbici le mettiamo qui. Ci mettiamo anche tutti questi braccialetti qua. E mettiamo qua. Ecco, questa è comodissima, è una gruccia che sarà larga tipo 3 cm ed è perfetta per tenere su i chest rig, plate carrier, solo che non ho dove appenderla, quindi adesso la teniamo qua. Oh, qua dentro c'è un sacco di roba mista, che mi sa che avevo già tutta catalogata in maniera molto precisa, infatti sì. C'è tutto un misto di roba, tra cui pezzi di ricambio, spegnifiamma rossi, accessori vari, pezzi di fucili smontati. Direi che questa è una di quelle cose che rimane così ferma lì. La mettiamo qua sopra.
Qui invece c'è la scatola con tutte le patch che ho raccolto nel corso degli anni. Sono 13 anni abbondanti di patch. Sono patch di club, di aziende, negozi, c'è veramente di tutto. Un giorno magari vi faccio un reel su Instagram dove vi faccio vedere un po' tutto quello che ho recuperato nel corso di questi anni. E queste direi di metterle qua sopra. Ora è giunto il momento di togliere questa gratta di metallo, che è sempre un ripiano che si aggancia come gli altri, perché la vado a trasferire proprio qua. Qui abbiamo il TR16 della G&G, veramente un gioiellino. Questo qui è un custom particolare che ho fatto su questo CM16 della G&G. E infine, vabbè, questo non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete già tutti, è il mio MK18, che in realtà è fermo da un bel po' di tempo perché sto testando una marea di altri fucili, però lui se ne sta qua, sempre bravo. Questi fucili qua per terra invece sono tutti dei modelli su cui devo ancora fare dei video, tra cui questo qua, che è un modello sempre di Red Wolf Airsoft, veramente molto particolare. Questo che è un fucile stranissimo della Ares, che ho da un sacco di tempo e non ho ancora recensito, una roba veramente strana ma sembra vero, vi giuro, è impressionante. Questo qui invece è lo Striker Amoeba S02, quello compatto, anche questo qui tanta roba. E infine qui c'è il P90, questo, raga, che ve lo dico a fare, è uno dei miei modelli preferiti. Novrich ha fatto veramente un grandissimo lavoro, questo lo devo far vedere perché è troppo bello, è tipo l'amore della mia vita. E so che molti di voi stanno aspettando la recensione. Presto arriva, non vi preoccupate, lo sto testando proprio allo sfinimento e poi lo porto sul canale. E tutti questi modelli direi di piazzarli qua sopra e creare un angolo proprio dedicato a quei prodotti che ancora non ho portato sul canale. Voilà. Qui poi c'è un sacco di altra roba. Allora, questo è tipo un accessorio stranissimo che non so mai se utilizzerò, però anche su questo qua ci dovevo fare un video, quindi lo teniamo qua da parte. Queste qui sono le cartucce con i colpi tipo petardini che vengono sparati da questa qui, che non ho ancora ben capito se sia vintage, non credo, non è neanche troppo nuova, quindi boh, insomma è una cosa un po' divertente che ho voluto prendere in un mercatino dell'usato, quindi anche su questa volevo fare un piccolo video reel, quindi mettiamo queste cose da parte. Mentre questi qua sono dei fucili in miniatura con un livello di dettaglio che è qualcosa di impressionante. Adesso ve ne faccio vedere giusto uno al volo. Cioè, guardate che roba. Questo qui è un L96. C'è proprio tutta la scocca in metallo con tanto di meccanismo di sgancio caricatore funzionante. E il caricatore stesso è funzionante. Cioè, qua dentro ci vanno proprio i colpi, scendono con la molla e con l'otturatore i colpi vengono espulsi. Cioè, è veramente qualcosa di senza senso. E di questi qua ho tipo 4 modelli. Su questi ovviamente ci devo fare un video bello completo su YouTube dove ve li mostro tutti perché sono veramente pazzeschi. E anche questi li piazziamo qua. Poi vediamo un po', qui sono rimasti altri accessori vari, qui abbiamo un'altra pistola vintage, queste sono le Yarmor che devo recensire, quindi anche queste via. Questi qua sono i famosi soldatini vintage che ho preso in un mercatino dell'usato che voglio andare a montare e dipingere, quindi anche su questi faremo un bel video. Qui raga non vi preoccupate che c'è materiale per fare video nei prossimi anni che non avete neanche un'idea. Qua sono rimasti gli occhiali e c'ho vari modelli sempre della Wiley X. Direi che li possiamo tranquillamente mettere qua. Questo qui è un 416 con tanto di loghi Eckler & Koch. È qualcosa di pauroso perché è minuscolo ma ha dei dettagli impressionanti. Su questo ci ho già fatto il video su YouTube, però volevo farci un po' di foto per Instagram, quindi lo mettiamo qui. Poi qua sopra c'è il mitico fucile Gang Ho che ha fatto un successone sul canale. Un modello vintage fighissimo, qualcosa di pazzesco. Su questo però ho già fatto il video ma non so dove mettermelo perché è molto grande la scatola, quindi momentaneamente lo mettiamo qui. Questo qui è un altro modello di Novrich, questo qui è l'SSR9, veramente comodo e funziona molto bene, già provato, lo mettiamo qua. Questo qui è il mitico Sten della Nortest Airsoft. Ho fatto il video anni fa, ma ve lo voglio far vedere di nuovo per chi non dovesse averlo visto perché è pauroso. Vi faccio giusto vedere questa parte qui, solo per farvi capire la massicitudine. Veramente è una roba impressionante, sembra vero. Curato davvero in ogni minimo dettaglio, con tanto di loghi originali, pazzesco. Poi sono rimasti questi che sono degli anfibi di Beretta, su cui devo farci un video. Precisamente questi qua sono davvero massicci con il sistema di chiusura boa. Questo è comodissimo, vi svolta la vita. Adesso ne sto testando un altro paio, sempre di Beretta, e molto presto anche di questi uscirà la recensione. Diffidate sempre del mio molto presto, perché quando dico così passano sempre dei mesi.
Voilà. Poi qui sopra sono rimasti un po' di accessori, questi sono tutti del P90, quindi altra roba su cui fare video. Li mettiamo qua e in tutte queste scatole c'è pieno di miei gadget, tranne questi che non c'entrano nulla. Questo qui è il kit fai da te di Black Squirrel. Veramente tutto ordinato, bellissimo, con la struttura per andare a montare i braccialetti, gli attrezzini. Qua dentro ci sono le clip e questi sono tutti i paracord. E tutti i miei gadget li vado a piazzare. Li mettiamo qua. Ora l'ultima cosa rimasta è smontare questo rack portafucili, che in realtà è un banalissimo pannello sempre di Ikea che porta attrezzi, porta robe, insomma ci si può mettere di tutto e con i ganci apposta si mettono su i fucili, è comodissimo. Qui abbiamo l'SS G10 A3 di Novrish, che ve lo dico fa, questo qui è tipo il mio fucile preferito da sniper. Questo qui è il PCC45, un altro modello che a me piace tantissimo, di G&G. E poi c'è lei che è l'SMC9, un carbine conversion kit su base GTP9, che è qualcosa di pauroso. Ora bisogna vedere cosa succede se monto questo qui nella parte di là, perché il problema è che qui di spazio ne avevo sul laterale, di là no. L'idea è quella di fissarla qui. Affanculo. Mi dispiace che sia un po' nascosta, ma allora, questa la mettiamo qua. Anche per lui non ci dovrebbero essere grossi problemi perché è corto. Voilà. E lui, secondo me, qualche rogna ce la dà. Lo devo mettere così. Tac. Che fico, ci stanno tutti perfettamente. Poi qui c'è quest'altro pannello, sempre modello SCADIS come questo qua, però un po' più grande. Per fissare questo pensavo di creare un binario che passasse lungo questi due scaffali in modo tale che con delle rotelle tipo quelle da carrucola si posiziona e si crea un'anta scorrevole che può andare di qua e di qua, anche perché ha una dimensione tale che fitta perfettamente sullo scaffale, quindi sarebbe molto comodo. E qua sopra ci appendo altri fucili. Che dite? Bene ragazzuoli, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sistemato tutto, abbiamo portato tutto quello che era ammassato lì e buttato per terra in questa struttura bella larga, ad altezza anche diciamo comoda, perché rispetto agli altri che sono più alti, sono tipo da 180, questo qui è decisamente più comodo proprio per vedere tutte le cose che stanno sopra. Diciamo che ho abbastanza ordinato, però ci sono ancora un sacco di cose che devo riposizionare perché non mi convincono. Dato che ho fatto il video, ho cercato di essere anche abbastanza snello, se no stavamo qua una vita, quindi poi con calma mi metto lì e ordino tutto ancora più nel dettaglio. E poi in un secondo momento con calma mi sistemerò anche tutto il resto, perché qua ci sono tutti i Lego, raga, non sto scherzando, a partire da quello scatolone, tutti questi, fino a tutto questo scaffale sono tutti Lego. Ma vabbè, questa è un'altra storia, me la gestisco io perché non credo che vi possa interessare così tanto. A meno che non apra un secondo canale, chi lo sa. Bene ragazzoli, il video finisce qui, grazie se l'avete visto tutto, grazie per il supporto, è stata una mattinata bella intensa dove insomma ho sistemato, ho fatto un gran bel lavoro, sono molto soddisfatto devo dire, e come al solito noi ci vediamo prossimo lunedì qui sul canale con un nuovo video. Ciao! Down to the river.